Istintiva Fesesele, chiaramente, perché è il primo trofeo 2021, l'Udbe Civitanova, il settimo trofeo della sua, della storia di questa grande società. Simon, mamma mia, impressionante, hai fatto tutto, primi tempi, muri pazzeschi, un ace quando serviva. Che reazione di Lube, veramente importante. Poi la battuta non è che è andato come volevo. Anzanissimo. Anzani. No, che prende freddo. No. Come volevo, ma alla fine l'importante è che abbiamo vinto, no? Il muro ho andato abbastanza bene e sono contento, molto contento di aiutare la mia squadra, quindi è la cosa più importante. Abbiamo vinto una Coppa Italia, quindi un'altra Coppa Italia. Sono felice. Adesso subito, mercoledì, abbiamo contro Perugia di nuovo, quindi ma è sicuramente una grande squadra, hanno dimostrato oggi che sono veramente difficili, quindi piano piano andiamo avanti. C'è la mascherina tutta bagnata. È una sfida veramente infinita, perché Perugia ha provato a recuperare, ma poi insomma voi siete riusciti anche ad evitare il tie break, a chiuderla prima. Per te la terza Coppa Italia, questo lo sai. Sì. La terza. Una con Piacenza, due con la Lube. Poi in Italia è sempre bello vincere qualcosa, no? La prima cosa della stagione l'abbiamo vinta, quindi sono felice, sono molto felice. L'ultima battuta ad Andrea, poi dobbiamo venire allo studio. 8 muri punto. Sono importanti, però anche la tua capacità di essere presente in attacco. Mi vuoi però svelare il mistero della finta di tesa e veloce che ha creato problemi a questo pavimento? L'hai chiamata tu o l'ha chiamata Luciano? Luciano l'ha chiamata lui. Era un pezzo che la voleva fare e io gli dicevo: se non mi dai la sede è difficile di farla. Ho legato una sede e dopo mi ha detto: vieni la pistola. La chiamiamo pistola. Sì, perché è finta di 7 e si chiude sulla pistola. È venuta veramente bene. Era quantomeno ha fatto una recessione perfetta sopra la rete e io ho detto vado. Non mi sono fermato, lui l'ha paleata, ero senza muro tranquillamente. Allora, quando adesso tornerà da Ferdinando De Giorgi, tu gli chiedi: ma mi ha detto Lucky che quando giocavo con Ferdinando De Giorgi facevate la pistola con la curva della canna, che è finta di 7, veloce e C. Minchia, tutte e tre. Questa è tutte e tre, e quindi ti invito a farla. Eccola, guarda, eccola qui la coppa. Noi ringraziamo Simon, grazie, bravo, grazie, studio, grazie. E poi torniamo con le premiazioni. Complimenti, ciao, Simon, ciao. Bella partita. Rieccoci allora dallo studiolo, qua a bordo campo, quindi è andata così 3-1 per Macerata, Civitanova, scusate, e quindi uno dei grandi protagonisti insieme a Simon e alla sua pistola ce l'abbiamo qua, Luciano De Cecco. Allora, eravate anche abbastanza tranquilli alla fine, insomma, del quarto set, avete provato anche a fare un po' di spettacolo, di divertirvi ulteriormente, ma si vede, continuate a vincere, vincete tanto, ma vi divertite tanto, quindi c'è proprio uno spirito giusto in voi. Sì, credo che oggi è stata quelle partite che alla fine, se mollio un attimo, loro con la sua qualità e la bella squadra che hanno possono anche fare dei rivalti, diciamo, importanti, quindi lo unico che ci siamo messi in mente è di tenere duro, giocare tutti i palloni, provare a fare il massimo in ogni situazione e poi dopo è andata, diciamo, meglio del previsto, perché una partita così magari non se l'aspettava nessuno, ma i distacchi sono stati ampi, però comunque la partita è stata combattuta. Sì, comunque avevi tante possibilità in attacco, insomma, e quasi tutti hanno risposto bene, appunto da Simon alle altre. Sì, abbiamo difeso anche tanto, è qualcosa che non facciamo molto spesso, quindi è un qualcosa in più che possiamo mettere a disposizione, e poi abbiamo giocato di squadra, quindi questo è il valore aggiunto, giocare di squadra. Qua se vince uno vinciamo tutti, quindi l'importante è portare sempre a casa i risultati e andare a testa alta, perché comunque abbiamo dato il massimo. Microfono a Fabio Bullo. E credo che la differenza sia stata proprio quella: questa sera avete vinto di squadra, siete una compagine con delle individualità molto importanti, ma questa sera è stata la squadra che è emersa. E a tal proposito ti chiedo come hai fatto a rimettere in partita un Leal che a un certo punto sembrava quasi perso. Hai avuto in recicli Reclinski, sicuramente un punto di riferimento fisso in questi due giorni. Leal è andato a corrente alternata, forse. Sì, lo sapevamo, comunque lui è uno che ha bisogno di fiducia, quindi dopo che lui ha fatto qualche attacco, l'hanno murato, l'hanno fatto la copertura, lui comunque ha ripreso fiducia, dopo piano piano si è messo in partita con qualche pipe, poi Osmani e Valas hanno fatto un lavoro incredibile in recessione, quindi mi ha aiutato tantissimo a darle magari a liberare spazi e poi fare protagonista Simon, Leal e anche Kamil, che è uno che magari è trascurato, ma lui sta giocando grandissimo, ha migliorato un sacco, quindi ci ha dato quell'aria che ci serve, poi
la partita è così, da squadra, poi se uno non va e dopo va l'altro, è la difficile quando non vanno tutti, però ci sta, comunque siamo molto contenti. Sì, mi fa specie quello che dici perché sembra tutto molto semplice e facile, ma c'è un regista dietro a tutto questo e devo dire complimenti a te che sei stato capace di cogliere ogni aspetto positivo della tua squadra e a nascondere gli aspetti negativi. Grazie mille. No, è così, veramente. E devo dirti anche che sono contento che tu abbia fatto un particolare riferimento alla vostra ricezione che oggi è stata sicuramente eccellente. Avete fatto un cambio palla abbastanza agevole considerando che di là c'erano dei battitori in salto molto forti, ma credo che la differenza vera l'abbiate fatta nella fase punto. Cosa pensi di questo? Sì, penso che la recessione, dopo aver visto la partita anche di ieri di Perugia, ci ha un po' anche dato un po' di dire vabbè ragazzi, comunque se entra la battuta dobbiamo tenere, provare a giocare, non incastrarci così tanto nelle serie di battute, perché c'hanno Platinsky e Leon che fanno tante battute, fanno tanti punti. E infatti nel secondo set ci è caduto, quindi è normale. Poi abbiamo ottenuto, abbiamo fatto tante palle importanti, abbiamo fatto punto, un po' per fortuna, un po' anche per merito anche nostro. E poi abbiamo fatto tante coperture, tante difese, come ho detto prima, che normalmente noi non li facciamo. Quindi non so se è stato un caso, ma anche ieri abbiamo fatto tante difese. Quindi è qualcosa da portarci avanti e mantenere stretto, perché una partita del genere non succede tutti i giorni. Quindi diciamo che avete fatto un altro salto di qualità, se questo fosse possibile e se era possibile, e cioè avete migliorato quella che è la vostra fase punto. Normalmente siete abili nel mettere palla a terra in cambio palla e poi aspettare di vedere che cosa fa l'avversario. Oggi avete giocato bene anche in quel reparto. Complimenti. Grazie mille. Allora lasciamo libero Luciano De Cecco perché c'è la premiazione che lo attende, però insomma questa sfida continua mercoledì di nuovo contro di loro. Bravo, non si riposa un attimo, domani torniamo in palestra, ma... siamo contenti, questa è un'iniezione di fiducia molto, molto grande e niente, dobbiamo andare sempre avanti. Complimenti allora. Grazie, grazie. Allora, ciao Lucio. Lasciamo allora il palleggiatore detentore di questa Coppa Italia andare alla cerimonia di premiazione e quindi il microfono torna a Maurizio Colantoni. Grazie, grazie Nicola. E insomma adesso ci sarà la premiazione, intanto sono premiati gli arbitri perché... insomma devo dire che la terna arbitrale con Stefano Cesare che insomma da grande protagonista, ma non protagonista perché doveva mettersi in evidenza, perché a dimostrazione dei nostri arbitri, Andrea, sono sempre i più bravi di tutti, questo non abbiamo dubbi, no? E coordinano assieme a Pasquari un territorio, esatto. E soprattutto riescono anche a portare la nostra qualità in tutta Europa, perché gli arbitri italiani sono sicuramente in grado di poter essere attivi, e soprattutto grazie anche alla Lega con il video check, con la tecnologia a disposizione. Adesso è là, chiaramente, mestamente, la Sirsa Feticono Perugia si prepara a ricevere il premio come seconda classificata, perché insomma rimane quello che dicevamo ieri, non è che viene smentito da questa prestazione, è una battaglia continua da queste due squadre, è una lotta continua, gli ultimi quattro anni se ne sono date di santa ragione, l'ultima Supercoppa l'aveva vinta proprio la formazione di della SIR, la Coppa Italia lo scorso anno sempre contro la SIR in campionato, ma adesso ne vedremo tante perché mercoledì in campionato, poi in Champions League sono le nostre squadre forti che hanno meritato la finale, però certo rispetto alla prestazione di ieri è stata molto più dura perché Civitanova è stata spietata, concentrata, ma... efficace, un po' come va fatto ieri la formazione di Perugia contro assolutamente Trento, no? Solamente che ieri sono arrivate le battute punto dirette, oggi non sono arrivate, è lì il dato, no? Quando ti mancano le battute punto dirette, quando inizi a sbagliare troppo in attacco, l'unico dato importante invece qual è? È che la funzione proprio delle difese, hanno difeso meno se vuoi come quantità rispetto alla Cucinum e Civitanova, ma hanno contrattaccato meglio in termini ovviamente di capacità di poter gestire questi palloni. Il problema è che ieri gli scacciatori hanno sistemato le imprecisioni ovviamente che derivavano dalle situazioni di gioco, oggi invece il muro ha fatto la differenza, non tanto perché hanno preso 14 muri punto, Mauri, perché ha toccato tanti palloni, ha neutralizzato bene Sebastian Solé, ha fatto una fatica Perugia a tornare in partita e, insomma è stata dura, penso che neanche Perugia si sarebbe aspettato una prestazione così, soprattutto perché la sofferenza di Civitanova, che ha dimostrato anche nella fase di questo campionato di saper recuperare anche non giocando la migliore pallavolo, però a vincere le partite, questo è fondamentale. Perugia
ci ha provato, anche l'innesto di Alek Atanasievic che abbiamo visto sta riprendendo adesso, non è facile. Alek Atanasievic, eccolo qui, premiato in questo momento, questa è la targa per la Sire, per il secondo posto dopo la partita eccezionale, non si è ripetuta purtroppo per Perugia durante questa importante gara con Civitanova. Adesso tra poco, caro Andrea, sì, ci saranno le emozioni di questa premiazione, perché insomma Civitanova se l'è meritata, se l'è conquistata, se l'è costruita questa finale. Perugia lo sa perfettamente, perché non mi sembra che, cioè, sono anche lezioni che tra grandi squadre purtroppo possono capitare, no? Sì, la tensione della partita di finale si è vista anche come la squadra ha reagito con la difficoltà di Leale, che poi è rientrato dal terzo set in avanti in maniera importante. Il sacrificio di Anzani con pochi primi tempi, ma molto deciso a fermare con muri di contenimento il gioco centrale. E poi è inutile, l'abbiamo visto, c'era Simone con noi, partita monster, non solo per il monster block, ma anche un attacco importante di spessore, no? Di spessore. Sono pronti la Del Monte Coppa Italia, il primo trofeo 2021, pronti per salire e andarsi, eccoli, a prendere questa meritatissima Coppa Italia. Capitano Osmani Vantorena con Simone Anzani, Balaso, Leal, cioè tutta la formazione di Fefè De Giorgi, che lo dobbiamo dire, da quando è tornato a Civitanova ha vinto praticamente tutto, è saltata solo sì, la Supercoppa Italiana, però diciamo ha chiuso lo scorso anno, che non si è chiuso perché non è arrivato lo scudetto, però ti ricordi? Mi ricordo quel finale di stagione con la Champions League, lo scudetto. E adesso, dopo la Coppa Italia che aveva interrotto tutto lo scorso anno, è partito il lockdown, che ancora oggi insomma il virus ci crea grandissimi problemi in Italia e all'estero, senza pubblico, Civitanova in questo palazzetto, nello stesso palazzetto, si prende la seconda Coppa Italia consecutiva. E adesso voglio vedere mercoledì come si presenterà Jacopo Larizza con i capelli vende decolorati, che ovviamente per scommessa cambierà colore ancora, esatto, no? Magari sì, gli farà tre colori, quella era la scommessa per l'esordio, adesso vediamo un po' se cambierà esatto, colore, insomma. Però questa lo sapevamo, è una grande squadra, io devo dire anche molto bravo, lo nominiamo meno, Marek Liski, ragazzi, è un giocatore che adesso, ti ricordi, il primo anno è stata dura, ma che lo nominiamo, anzi perché doveva sostituire uno come Sokolov, no? Sì, assolutamente. E invece insomma adesso si sta facendo valere, cioè, tutti pensavamo che era un giocatore, soprattutto loro, di prospettiva, e sta facendo veramente una grandissima stagione. Ha fatto una Final Four di Coppa Italia ad altissimo livello, soprattutto nella fase di contrattacco, ma come solidità nella fase anche di impostazione di muro, molto bene proprio Rikliski stesso, e ha trascinato nell'economia la capacità dell'opposto di essere presente, quindi dare un'uscita importante ai palleggiatori. Senza l'opposto i palleggiatori fanno veramente fatica. Ecco l'MVP, adesso lo andremo a scoprire, secondo me, vediamo un po', è Luciano De Cecco. E pensate che Luciano De Cecco l'anno scorso giocava con Perugia, ha vinto tantissimo lì, ma aveva perso chiaramente quella finale. E Luciano, no, è stato Simone, hai visto, la finta è stata detta per Luciano De Cecco, ma Simone non poteva non prendersi questo premio importantissimo. Va ringraziare tutta la squadra, ricordiamo tutte le persone che stanno premiando hanno tutte effettuato il tampone, tutti qui quelli dentro, qua dentro assolutamente tutti, sono tutte persone tamponate. Per chi sta vedendo la televisione, insomma, da rendersi conto che insomma c'è stato un super controllo per accedere in questo palazzetto. Simone meritatissimo, grandissimo campione che vive a Civitanova, ha investito anche tanto a Civitanova e sta pagando anche per i suoi investimenti, perché è un momento molto difficile per tutti noi, per il lavoro, però insomma si gode questa sua Civitanova. Si abbassano le luci perché questo è il momento, Andrea, del trofeo, il primo trofeo del 2021. Che emozione! C'è emozione. L'abbiamo visto virtualmente sempre presente all'interno delle inquadrature, con i due gonfaloni delle squadre che si sono posizionate all'interno di questa meravigliosa Unipol Arena. Eccoli ora, qua. Wow, eccoli jump! Qui, la Lube Civitanova di Fefè De Giorgi. Arriva Righi. Massimo Righi, il presidente della Lega Volley, va a consegnarla. La alza lui, la consegna a Osmani Vantorena, il settimo trofeo per questa grande società.
si balla, si danza, si festeggia. Questa è la Lupe Civitanova che vince la seconda Coppa Italia consecutiva, abbiamo detto la settima della sua storia. Bravi ragazzi. Wow! E arriva anche l'esplosione dorata, un'esplosione che dà il gol. I tifosi della Lupe nel cuore, Lupe nel cuore, un mosaico che festeggia, vanno a festeggiare sicuramente una, sì, una coppa fantastica, una meravigliosa. Praticamente sui festeggiamenti noi siamo veramente alla chiusura, nel senso, per quanto ci riguarda l'appuntamento chiaramente lo diamo mercoledì, perché c'è di nuovo questa sfida a Civitanova Perugia, vediamo un po', perché lì festeggerà comunque ancora questa Coppa Italia. Io ringrazio Andrea Lucchetta, lo saluto. Grazie Mauri. E la chiusura al nostro studio, insomma, come diciamo sempre, buona pallavolo a tutti. Questa è la del Monte Coppa Italia, se la prende. Super Spike It. Grazie Maurizio, grazie Maurizio. Siamo un po' nelle tenebre qui nel nostro studiolo, ancora tutto spento sostanzialmente al Palasporti Casalecchio. Un'atmosfera che, insomma, si è riscaldata, Fabio Bullo, per una vittoria meritata da parte di Civitanova. Sicuramente una vittoria meritata, una vittoria di squadra che ha messo in evidenza non solo le individualità che tutti noi conoscevamo, ma anche la capacità della squadra di Fefè De Giorgi di giocare appunto di squadra, di riuscire a nascondere nei momenti difficili i momenti no dei propri campioni ed esaltare quelli degli altri. Quindi complimenti a Fefè De Giorgi, complimenti a tutta la squadra, complimenti ad una società che continua a lavorare da anni ad altissimo livello. Continua la festa, vedete ancora le immagini alle nostre spalle, i giocatori Guanto Arena, capitano Guanto Arena e compagni continuano la festa per la seconda Coppa Italia consecutiva, fra l'altro 2-2 nelle ultime quattro finali con le stesse protagoniste, quindi sono tornati in parità. E sei d'accordo con la scelta di Simon come MVP? Tu avevi forse un'idea diversa? No, beh, se valutiamo la partita di stasera direi che Simon con quella serie di muri ha forse messo, no, la parola fine alla partita. Però a me, devo dire, in questi due giorni è piaciuto moltissimo l'opposto di Civitanova, Reklinski, che ha dimostrato di aver trovato continuità, di aver fatto un salto di qualità. Un anno fa era in forte dubbio e discussione la sua riconferma, adesso credo che se lo terranno molto molto stretto. E chiaramente invece a Perugia c'è un clima un po' diverso, tanta delusione per una squadra che forse ha pagato la scarsa condizione di forma di Atanasievic, che è appena tornato, insomma, sotto rete, si è visto che non è il vero Pata. Però mi va di spendere delle parole importanti per una Perugia che, nonostante le difficoltà, ieri è riuscita ad annichilire, a stendere una squadra come Trento che veniva da 16 vittorie consecutive, giocando una pallavolo stellare in tutti i suoi elementi e come squadra. Abbiamo avuto la possibilità, l'opportunità di vedere un Leon servire a velocità incredibili. Ti do un riferimento:
e vi do un riferimento anche a casa, ieri Leon ha fatto 17 battute, 8 ace, di queste 17 battute una è andata in campo e ha fatto ace e andava a 79 km all'ora. Le altre 16 rimanenti hanno spaziato da una velocità che andava da 114 km all'ora, la più lenta, a 132 km all'ora. E comunque al di là delle prestazioni di Leon, mi va di sottolineare la prestazione un po' anche di Perugia, di tutta la squadra, di una società che da anni riesce a lavorare ad alto livello e ad esprimere una grande pallavolo e a dare a noi l'opportunità di divertirci, di seguirli, e al pubblico a casa purtroppo adesso, ma spesso anche nei palazzetti, di divertirsi e di gioire e di tifare. Visto che hai citato anche Trento, ricordiamo che l'altra protagonista, l'altra delle quattro, era Modena, che insomma è rimasta qua soltanto per 3 set, insomma due semifinali molto molto veloci, una finale almeno in 4 set, però 4 set tutti abbastanza poco equilibrati. Sì, è vero, sono stati 4 set non equilibrati, 4 set dove diciamo che la fase punto l'ha fatta da padrone sempre, per 3 volte nella squadra di Civitanova e per 1 volta nella squadra di Perugia. Una fase punto che per Civitanova normalmente rappresentava, non dico una fase di secondo piano, ma insomma era quella dove si esaltava meno, era abituata a fare cambio palla facilmente e poi a sfruttare qualche errore avversario ad aspettare occasioni buone. E intanto alle tue spalle, Fabio, c'è Juan Torena con la coppa, eccoli sì. Lì che festeggiano ancora. Insomma, su queste bellissime immagini adesso ti lascio la chiusa, finisci il discorso. No, beh, insomma, volevo dire che è stato comunque un bellissimo spettacolo al di là di tutto e sono riusciti ad esprimere una pallavolo di altissimo livello comunque, insomma, al di là di tutto. Eccolo qua, Juan Torena, che forse ci sta raggiungendo, oh, sì, scavalca. Ci porta anche la coppa. Vieni, ecco qua, vieni. Grazie, complimenti, ciao, bravissimo. Complimenti. Grazie. Complimenti. Bravissimo. Scusa. E allora chiudiamo con il capitano della squadra vincitrice per 2 volte di fila, campione del mondo per club, ancora campione italiana in carica, anche se l'anno scorso lo scudetto non è stato assegnato. Allora, ci sei? Eccoci qua. Ci sono, buonasera. Buonasera a te. Perfetto. Allora, non si finisce mai di festeggiare, se sembrava la prima coppa, insomma, veramente avete questo fuoco dentro, insomma, non vi abituate mai a vincere. Noi lavoriamo per questo, quindi, sai, campionato italiano, il campionato più bello del mondo, il più forte, quindi ci sono più di 4 squadre ad altissimo livello che si allenano tutti i giorni, no? Per vincere questo trofeo. E siamo stati fortunati, bravi a ripetersi, a vincerlo, e quindi ci godiamo questo momento perché è una gioia, no? Che dura poco, è la felicità di tutto il gruppo, tutto il lavoro, e non sappiamo insomma quando ti ricapiterà, no? Per cui è bello godersi questo momento. Dispiace tanto per i tifosi che non ci sono. L'anno scorso abbiamo festeggiato con loro, ma purtroppo la situazione è questa, quindi sono contento di festeggiare tra di noi e sicuramente i tifosi a casa hanno goduto e sofferto con noi questa sera. Onore anche agli avversari, Osmani, insomma dall'altra parte c'era una signora squadra, 4ª finale di fila con loro, mercoledì vi ritrovate, una sfida infinita. Non ricordarmelo, volevo godermi questi momenti, ma sì, è così, non abbiamo più il tempo per recuperare neanche per festeggiare. Mercoledì scende in campo di nuovo una partita importante contro di loro, e loro sono primi in campionato, lo sappiamo, ma va bene, noi intanto ci godiamo questa vittoria stasera contro una grande Perugia, no? Abbiamo visto la partita di ieri e era impossibile analizzare questa partita, no? Sono partite che fai tutto benissimo e è difficile, quindi noi in sala video ci siamo detti, ragazzi, se loro giocano così bisogna soltanto fare complimenti, però è difficile anche a questi livelli ripetersi, no? Quindi abbiamo detto, cerchiamo di fare il nostro gioco, proviamo a mettere in difficoltà in battuta e poi vediamo. E credo che comunque siamo riusciti con alti e bassi, però alla fine abbiamo vinto noi. Fabio. Avete vinto voi e con grande merito, e comunque hai detto bene, siete stati bravissimi in una fase, secondo me, del gioco, che è quella della muro difesa e rigiocata, e siete stati molto bravi anche nel contenere, come dicevi tu, quelli che erano i servizi potentissimi di Leone e di Potinski soprattutto. Tu e Balaso avete fatto un grandissimo lavoro in questo senso. Insomma, sì, sicuramente abbiamo fatto anche bene, no, a ricevere insomma le loro battute, però anche loro hanno sbagliato un pochettino, un po' troppo, no? Hanno rischiato tantissimo
però siamo stati bravi, dai. Oggi abbiamo iniziato un pochettino teso la partita, perché comunque è una finale, c'è tanta adrenalina dentro, uno vuole vincere e a volte dimentichiamo, no, le cose tattiche, vogliamo fare tutto di istinto. E poi abbiamo cambiato gioco, ragazzi, resistiamo, se fanno un break andiamo avanti, loro sono bravi, lo facciamo anche noi, per cui tiriamo sulla testa e non molliamo, andiamo avanti. E quindi credo che l'abbiamo fatto con continuità e poi loro, insomma, noi li abbiamo messi in difficoltà e alla fine abbiamo vinto. Fra il terzo e il quarto set Simon si è meritato il titolo di MVP? No, sicuramente, oggi lui è stato grandissimo, ieri non ha fatto una grande partita, era un po' arrabbiato, ho detto tranquillo, siamo già in finale, e quello che conta è domani, lasciamo stare, e non ha iniziato benissimo, soprattutto in battuta, era molto arrabbiato, no? Perché non riusciva a mettere una battuta in campo, e io gli ho detto guarda, basta che provi a allungare, no? Sbagliamela fuori, invece la rete, è riuscita a entrare e quindi ha preso fiducia e giustamente ci ha portato a vincere, è stato l'MVP, bravo. Devo dirti che anche a me è piaciuto tantissimo Simon oggi, avvantaggiato anche da un ottimo servizio vostro, non potente quanto tattico. Avete servito corto-lungo sugli attaccanti di prima linea, avete stretto molto il campo avversario e avete dato modo a Simon di esprimersi ad altissimo livello in attacco e quindi poi a muro e quindi poi di sciogliersi anche in attacco. Sicuramente questa è un'arma vincente. Sì, abbiamo visto che loro a un certo punto lasciavano la palla staccata e facevano fatica a fare il cambio a palla, no? Quindi abbiamo detto a Simone di dare continuità a quella battuta che non stavano ricevendo bene e abbiamo approfittato a fare 4-5 muri, 3 difesa, un po' di contrattacchi e sai, quando vai avanti così che il pagliatore di là palleggia dietro, murato, davanti, murato, fuori, si incasta, no? È difficile in uscirne e quindi siamo stati bravi a approfittare questa situazione. A vedervi in questi due giorni c'era tutto lo staff azzurro, CT Blengini, insomma, questo anno olimpico, se sarà l'anno olimpico, può essere quello giusto per questo oro che non è mai arrivato in Italia. Guarda, ci sono state tante chiacchiere, no? Si fa, non si fa, pubblico, no pubblico. Io mi auguro di sì, perché per me è l'ultimo treno, quindi sai, se si cancellano le Olimpiadi purtroppo dovrò chiudere la mia carriera così, è triste, e con nazionale ovviamente. E quindi ci tengo tanto, sicuramente dico chiaramente, l'ho detto anche tante altre volte, noi non siamo favoriti, perché bisogna guardare la realtà, ci sono 3 o 4 squadre fortissime di alto livello, la Polonia, gli Stati Uniti, il Brasile, quindi sai, la Russia, però noi ci siamo, l'importante è esserci e godersi quel momento lì come abbiamo fatto a Rio, no? Neanche noi eravamo favoriti e strada facendo siamo cresciuti e siamo arrivati in finale. Beh, intanto sì. Questa sera il CT della Polonia l'hai battuto. Vabbè, è così, noi ci siamo fatto Supercoppa oggi, no? È una guerra, questo è il bello. Dicevi bene, ci sono tante squadre forti, Osvani, però quest'anno sembra che l'Italia possa essere veramente particolarmente forte, perché può essere un mix di esperienza e di giovani talenti che stanno emergendo con una spiccata fisicità che a volte c'è un po' mancata negli anni passati e quindi credo che così possiamo andare, se ci saranno le Olimpiadi, speriamo. No, certo, con qualche aspettativa di più, cosa mi dici di questo? Sì, sicuramente ci sono tanti giovani che stanno crescendo, come Micheletto, Russo, adesso è rientrato, La Via, quindi possiamo fare un bel gruppo, no? Un po' giocatori esperti con questi insomma, inserimenti di giovani che hanno tanta voglia di fare. Quindi vedremo, vorrei vedere questa nuova Italia, se ci sarà l'occasione insomma, di allenare prima di Tokyo, ci sono tanti punti di domanda, non so se sarà la VNL, quindi è tutto da vedere, no? Però sicuramente c'è tanta qualità, c'è un gruppo che ha tanta voglia, no? E quindi lo sappiamo che, come ho detto prima, non siamo favoriti, ma noi vogliamo dire la nostra e vogliamo fare una bella Olimpiade. Intanto Osmani ti lasciamo godere. Grazie. Questa Coppa Italia, ti lasciamo andare. Grazie. Ancora complimenti al capitano. Grazie, buonasera. Grazie. Ciao ragazzi, grazie. Complimenti, ciao. Che ha rivinto questa Coppa Italia per il secondo anno di fila, nella quarta finale consecutiva contro appunto invece la squadra di Perugia, che non è riuscita a portarsi a casa la terza, quella che sarebbe stata la terza Coppa per lei. E quindi direi che è arrivato il momento di chiudere, anche perché il basket incalza. Grazie a Fabio Vullo per essere stato in questo studio con me. Grazie a te Nicola, grazie a voi.